Cos'è under pressure? Sotto pressione. Perché l'amore è una parola antiquata. È l'amore che ti fa prendere cura delle persone che vivono ai margini della notte. E l'amore ci fa cambiare il modo di prenderci cura di noi stessi. Questa è la nostra ultima danza. Siamo noi stessi sotto pressione. One more chance.
travestimento del video di I Want to Break Free non è affatto una dichiarazione di appartenenza gay. Se avessi fatto una cosa del genere, la gente si sarebbe messa a sbadigliare. Oh mio Dio, guarda Freddy che dice di essere gay perché è una cosa di moda. Il vero significato, in realtà, semplicemente è quello del testo della canzone. E voglio liberarmi dalle tue bugie. Tu basti a te stessa ed io non ho bisogno di te. Il motivo perché noi Queen abbiamo tanto successo, tesoro? Ma è per mio inarrivabile carisma, ovviamente. Freddie Mercury.
Valeria per la sua meravigliosa. Questa è una serata per noi molto emozionante, insomma, rappresentare per una serata questo gruppo è superlativo, come vedete ci divertiamo veramente tanto. Il prossimo brano lo presento, è l'unico che presenterò. In realtà non ha bisogno di presentazioni perché si tratta di innuendo. E dal momento che abbiamo voluto dare una chiave sinfonica, questo sarà l'unico brano di quelli che eseguiremo questa sera che sarà esclusivamente strumentale. Questo proprio per dimostrare il fatto che la grandezza di questo meraviglioso gruppo, la capacità di rendere queste canzoni talmente ricche, talmente piene, che possono essere rivisitate in una maniera, come sentirete, ineccepibile anche dal punto di vista orchestrale. Quindi vi offriamo questo innuendo con un piccolo intermezzo che è un po' una sorpresa, e quindi vi auguriamo un buon ascolto, grazie.
so che reazione avranno i fan dei Queen a Barcellona, ma lo scoprirò presto. È una cosa un po' strana, è impossibile etichettarlo. La peggior cosa sarebbe che qualcuno lo definisse un'opera rock, che in fin dei conti è proprio una cosa noiosa. Pensare a me e Montserrat Caballé insieme è proprio ridicolo, ma se abbiamo alcune affinità musicali, non ha alcuna importanza che aspetto abbiamo e da dove veniamo. Ho pensato soltanto, e continuo a crederlo, che lei abbia una voce meravigliosa. È successo che un anno fa alla televisione spagnola io abbia detto che lei lo avesse sentito, così subito dopo mi chiamò e mi disse se potevamo fare qualcosa. Ci siamo incontrati a Barcellona ed è nata lì la vicenda. La sua voce mi piaceva proprio. Canti l'opera o canti qualche cos'altro, credo che proprio lei abbia una voce notevole. E mi accontentavo di ascoltarla, di gustarla, e non avrei mai pensato che mi avrebbe chiesto di cantare con lei. E quando l'ha fatto, oh mio Dio.
Stavo andando. Questa oggi dico un po' qualcosa di informale. Questa alle prove oggi ci ha fatto un po' piangere a mia Valeria, quindi spero di riuscire a finire a leggerla, perché la storia d'amore tra me e Mary Austin è finita in lacrime, ma ne è nato uno stretto legame. Si tratta di qualcosa che nessuno può portarci via, è fuori portata. Tutti i miei amanti mi chiedono perché mai non possono sostituirla, ma è semplicemente impossibile. La sola amica che ho è Mary, e non ne voglio altre. Crediamo l'uno nell'altra, e questo ci basta. Non potrei mai innamorarmi di un uomo allo stesso modo in cui mi sono innamorato di Mary. Love of my life. Thank you.
Brava. Grazie. Valeria Bruzzone. Matteo Merli. I want it.
Vivere per sempre. Di certo non ho alcuna aspirazione di vivere nemmeno fino a 70 anni. Sarebbe così noioso. Mi piacerebbe essere sotterrato con tutti i miei tesori come i faraoni. Se potessi farei costruire una piramide a Kensington. Who wants to live forever? Away from us.
Thank you.
Elisabetta Isola.
the silhouette of a man. I'm just a fool, boy, nobody loves me. This was a fool, boy, from the poor families. Easy come, easy go, will you let me go? Mamma mia, mamma mia, Dio, siamo destinati. Sarai d'accordo e passeremo il resto delle nostre vite insieme e il resto dei nostri giorni come amanti. Per sempre. Per sempre. Mai più.
Thank you.
Poi vi facciamo ancora un bissino, perché giustamente è preparato. Non si può mai arrivare impreparati di fronte a un pubblico così bello, soprattutto. Che non vi vedo, però mi sembrate parecchi. Vedete, quando 6 mesi fa ci vedemmo nella nostra nuova sede bellissima, via Marconi, con la Cristiana e l'assessore, che mi chiesero Silvestrini, che sicuramente è qua tra di noi, e mi disse: ti ricordi che mi avevi proposto qualche anno dietro un concerto sui Queen? Io lì per lì me ne ero un po' dimenticato, perché non è che seguo tanto la moda, nel senso, giustamente è l'anno dove c'è stato il film, eccetera, però siccome siamo sempre impegnati in 1000 progetti, e non sono una persona che segue tantissimo il mondo del cinema, così. Allora ci ha pensato lui, insomma, a dirmi:
facciamo questo progetto. E il progetto era completamente zero, nel senso che era in testa, ma era da realizzare. E la cosa, l'aspetto bello di questa serata, oltre chiaramente il meraviglioso sito, il meraviglioso, come dire, contesto, ecco, in cui insomma abbiamo suonato questa sera, la parte secondo me più bella è quella di aver realizzato questo progetto dal nulla, cioè da zero. Ci siamo visti, abbiamo detto: ma quali canzoni cantiamo, quali sono i solisti che vogliamo sul nostro proscenio, cominciamo a lavorare. Abbiamo cominciato a eseguire i primi arrangiamenti. Tutti gli arrangiamenti che avete sentito sono fatti da noi, sono realizzati da persone che, con la quale collaboriamo. Li voglio ringraziare prima di ringraziare, perché sono quelle persone che si vedono, magari non si vedono, come dire, non sono solisti, ma come dire, fanno un lavoro incredibile, che è quello della realizzazione. Inizierei da Enrico Oliveri, che è il nostro batterista, e lo ringraziamo anche come batterista, perché è il motore ritmico di tutto il progetto. E ovviamente insomma, è una parte abbastanza importante quella della batteria, abbastanza. Poi ringrazio Giampiero Lobello, ringrazio Matteo Bazzano, e non dico ringrazio me stesso perché non lo fa bello, comunque sia, da tutti ci siamo, come dire, siamo qui. Però poi un altro aspetto bellissimo, e poi vi faremo un bis non molto famoso, direi. Il bello di unire tutte queste forze, quindi questa sera abbiamo tanta gente, abbiamo quasi 90 persone, e le prove sono state impegnative, perché chiaramente mettere insieme tutta questa gente qua, figuriamoci in una sede che lì da noi a Sestri, dove proviamo con l'orchestra, è grande, ma per ospitare 90 persone insomma fa abbastanza caldo, come si dice. Quindi ringrazio le varie componenti che hanno fatto sì che questa serata fosse realizzata in una maniera, comunque direi, secondo il mio punto di vista, soddisfacente. Quindi ringrazierei intanto i cori che vedete alle spalle, che sono il coro I Nomini dell'Accademia Musicale di Renzano, e il coro Manzino di Savona, capitanati da Guido e gli accurati. Non li faccio alzare perché sono già in piedi. Poi ringrazio la Filarmonica Sestrese, la nostra splendida, la nostra di Sacrosare. I nostri strumentisti della band, chiamiamola band, della combo, insomma quelli che senza il gruppo cosiddetto elettrofono questo genere non si può realizzare. Quindi iniziamo da Pietro Martinelli al basso elettrico, Niccolò Crecchi alla chitarra acustica, nuovamente Enrico Oliveri alla batteria, Alberto Perfetti al pianoforte, tastiere, synth, che spalla nei momenti che mi viene da piangere, c'è sempre lui, quindi grazie di esistere. E direi la persona che appena ho detto facciamo i Queen ha cominciato a chiudersi nel box a far suoni dal mattino alla sera, ottenendo un eccellente, veramente eccellente prodotto finale, che è Gianluca Origone, che ringrazio tanto. Ringrazio infine chiaramente il Comune, che ci ha sponsorizzato per fare questo spettacolo, l'Ufficio Cultura, ringrazio la Croce Rossa, ringrazio la Protezione Civile, e mi sembra di non avere saltato nessuno. Se ho saltato nessuno vi chiedo scusa. E niente, facciamo un piccolo bis finale per farvi un po' divertire e stemperare un po' questi discorsi, che possono sempre essere un po', a volte un po' noiosi, ma li devo fare perché è giusto anche ringraziare per le persone che ci danno l'opportunità di fare questo mestiere, che per quello che mi riguarda e per quello che riguarda anche loro credo sia il mestiere più bello del mondo, ecco. Ultimi ma non ultimi devo ringraziare
e le star della serata, giustamente, perché non posso non ringraziare loro. Inizierei senz'altro da... vediamo, non, Elisabetta Isola, la nostra soprano. Splendida, bella e commovente Valeria Bruzzoni. E in ultimo quello che è il frontman, come si dice, no? In questo genere della serata, no? Il nostro istrione Matteo Merli. Oltre ad avere persone con i capelli bianchi, abbiamo anche persone che stanno iniziando la loro carriera, che è il piccolo Christian, che ormai è diventato, come dire, in simbiosi con il nostro insegnante Alberto. E vai, vai, beccati gli applausi. Perché... perché si inizia sempre nella famosa gavetta, no? E prima si inizia meglio, e prima inizia a girare le pagine, poi comincia a suonare qualche nota che il maestro si dimentica, perché poi l'età porta a quello, e poi gli scusate, hai capito, quando sarà proprio grandicello, che poi non ce la farà più, li prenderà il papà, questo qua poi ne parleremo dopo. Cresci bene, ok? Va bene, io vi ringrazio un po' di cuore enorme, spero sia stata una serata interessante, e niente, vi facciamo il bistino e... vi auguriamo una buona estate e vi ricordo gli appuntamenti che sono. Che sono? Non lo so. Ci vediamo domani. No, no, cioè, abbiamo un concerto organizzato da te, se non sbaglio, no? Il 2 agosto, il concerto folk. Ma Matteo, ma mi cadi sul folk? Vabbè, con noi adesso basta, perché... Sì, abbiamo un concerto qui ad Arezzano. Abbiamo un concerto qui il 2 agosto che si intitola Folk e nulla, saranno tutte canzoni in dialetto genovese, sia del mio repertorio che del repertorio classico, da A Se Che Penso, Picunda, che Chanin. Ci sarà l'ospite, la squadra, che è una squadra di canto tra l'allero di canzoni proprio popolari genovese e il quartetto genovese, che è una piccola formazione polivocale molto interessante. Molto preciso. Vi ricordo l'8 agosto che abbiamo Napo qua, in questo meraviglioso contesto, quindi di nuovo Napo con filarmonica, coro eccetera, dove si canterà De André. E vi ricordo che un concerto decentrato rispetto ad Arezzano, che è il 16 di luglio a Genova, nel palazzo, nell'arena, Piazza delle Feste, sapete, sotto il Bigo a Genova, eseguiremo I Carmina Burano di Karl Orff con la filarmonica e con la compartecipazione dei nostri cori e dei nostri solisti. Quindi un'estate molto ricca, seguiteci, mi raccomando, sosteneteci e niente, che dire. Viva la musica! After time, either my
think you are. But it's been a bed of roses, no pleasure cruise. I consider in a chair because Yeah.